Uno dei motivi per cui durante la mia faticosa gioventù Beethoven aveva tanta presa su di me è che io avevo adottato l'ateismo di famiglia. Coerentemente con quell'indifferenza, Beethoven non si occupava di Dio. Bach è la musica che Dio scrive. Mozart è la musica che Dio ascolta. Beethoven è la musica che convince Dio a prendersi una vacanza dopo aver constatato che la piazza è ormai invasa dagli uomini. Con Beethoven, Dio si accorge che l'arte non parla più di lui, non si rivolge più a lui, ma parla degli uomini e si rivolge agli uomini. Dio scopre di aver perduto non soltanto la supremazia, ma addirittura il semplice contatto. Il divino sfuma, rimpiazzato dall'umano. Certo, l'individuo Beethoven conserva un vocabolario cristiano e valori evangelici, dichiara di adorare il Creatore. Tuttavia, a un amico che invoca Dio risponde: O uomo, aiutati da solo. Alla fede in Dio, Beethoven sostituisce la fede nell'uomo, la prima musica umanista della storia. Fra Dio e la musica il legame si è rotto. Con Beethoven Dio fa i bagagli e sparisce dagli spartiti. Tornerà raramente. Per Bruckner, Fauré, Messiaen, non voglio dire che il cielo si svuota. Beethoven difatti continua a dichiararsi credente, ma si riduce a un coperchio che non si muove più, che nessuno cerca di aprire. Tutto si svolge al di sotto. Quando Beethoven solleva lo sguardo, lo fa per studiare le nuvole, mai per scrutare l'infinito. Ad esempio, nella Sesta Sinfonia, la Pastorale, descrive un temporale. Ma non rischia torcicolli. La sua osservazione è breve. Un orizzonte nero si carica di nubi, lampi e tuoni, fino a che il firmamento esplode e vomita pioggia. Appena caduta l'ultima goccia, Beethoven torna a terra e non alza più la testa. Quello che interessa a lui sono i ruscelli e i lavoratori della terra. Beethoven non guarda in alto, guarda l'uomo e lo trova alto. Nessun gloria o magnificat o laudate per lui. A differenza di Bach e Mozart, non ringrazia il Creatore né lo implora, sa che Dio abita lontano e se la cava senza di lui. Quando ascolto la Nona Sinfonia, ho la sensazione di assistere alla Genesi, a un colossale racconto cosmologico. Primo movimento è l'alba del mondo. Tutto è nebuloso. Un magma è iniziale in cui i suoni indeterminati faticano a prendere forma. Per l'orchestra si aggira un gas strisciante. Tra i leggii serpeggia una materia eruttiva, una lava che ribolle e sciaborda. Poi il calore aumenta, deflagra, si diffonde. Beethoven ci porta nella fucina della creazione. Gli atomi si sfiorano, si urtano, si uniscono e si raggruppano. Le masse si consolidano. Si passa dal gassoso al liquido, dal liquido al solido. Tutto scoppia e ricomincia. Alla fine sono nate la Terra e le stelle. Dov'è l'intervento di Dio in questa lezione di storia naturale? Da nessuna parte. Secondo movimento. Appare il vivente, esplode la vita, spuntano piante, fiori, germogli, crescono alberi enormi tra i quali corrono gli animali. È un'atmosfera allegra, selvaggia e trepidante che grida, canta, balla. Beethoven, del resto, usa un unico termine per descrivere la frenesia di quella primavera cosmica interrotta solo dalle danze popolari. Molto vivace. Un'indicazione che è tutto un programma. Terzo movimento. Arrivano gli uomini. Animali dotati di coscienza. L'evento viene presentato come una nascita preziosa, miracolosa, avvolta di sacralità. Dopo le prime note stupite,
fa la sua comparsa una melodia sublime, che sgorga dal silenzio e non vi ritorna più, una melodia che avrebbe potuto scrivere Mozart. Prende vita un respiro che sboccerà, si tonificherà, si incanterà di se stesso, si svilupperà in volute infinite. Beethoven, in maniera straziante, ti presenta l'uomo come un essere fragile, convalescente fin dall'origine. Qual è la sua debolezza? È la sua forza, cioè il pensiero. Straripante di tenerezza e compassione, Ludwig van sottolinea il suo amore per quell'animale inquieto, tormentato da paure e domande, ma anche teso nel raggiungimento dell'ideale. Con la stessa purezza intima dei suoi quartetti, ma con l'ampiezza che gli consente l'orchestra, Beethoven celebra la condizione umana. Fin qui, seguendo lo sviluppo di questa genesi, abbiamo assistito a tre epoche, tre movimenti, tre regni, il regno animale, il regno vivente, il regno umano. Quarto movimento. La gioia come punto conclusivo della creazione. Violoncelli e orchestra si mettono a litigare, ne comprendiamo il conflitto. Com'è doloroso esistere. Poi all'improvviso, senza ricorrere a effetti sul manico, i violoncelli sussurrano la soluzione. Siamo gioiosi, nient'altro. Santificare la gioia è una cosa che Beethoven ha sognato per tutta la vita. Così libera una frase musicale che gli ronza in testa da anni. Il tema appare infatti per la prima volta nella Fantasia per pianoforte, coro e orchestra, opera 80. Prima di prendere forma stabile nel 1822, e finalmente sorge la melodia, vigorosa, evidente, radiosa. L'orchestra si ferma di colpo, frenata brusca. Che succede? Fa il suo ingresso una voce maschile utilizzata al centro della propria gamma, cioè la stessa tonalità che si usa per parlare. Oh, amici, non questi suoni, ma intoniamone altri, più piacevoli e più gioiosi. Il baritono pronuncia la parola mentre il coro, svegliandosi di colpo dopo tre quarti d'ora di concerto, gli fa eco. Gioia, è stato detto. Tutto si calma. Il cantante si avvia a mormorare il seguito. È un sussurro soave, un'agile brezza che porta odori di primavera, che incanta senza ancora inebriare. La gioia entra delicatamente, come un refolo, una carezza, un profumo nell'aria della sera. Ciò non impedisce che l'irruzione della parola e del timbro umano in una sinfonia susciti una notevole sorpresa. Beethoven però l'aveva preparata con cura. C'è bisogno di qualcosa di inaudito dopo il gigantesco adagio del terzo movimento, in cui l'energia viene trattenuta e accumulata. È necessario che la molla carica scatti. La voce dell'uomo. Ecco cosa mancava all'orchestra beethoveniana. Lo dimostra il fatto che la melodia è stata inizialmente presentata dai violoncelli come una musica pura e il baritono non ha fatto altro che riprenderla. La melodia, quindi, è più importante delle parole, che rimangono solo schiuma di melodia. Gioia, bella scintilla di Dio, figlia dell'Eliso, noi entriamo ebbri d'ardore, o celeste, nel tuo santuario. I tuoi canti ricongiungono quello che la moda ha rigidamente separato. Tutti gli uomini divengono fratelli dove la tua dolce ala si posa. Apprezzerei lo stesso questi versi di Friedrich von Schiller, senza le potenti ali aggiunte da Beethoven per farli volare in alto. Secondo me, bisognerebbe distinguere i loro lavori con due termini diversi. Chiamare ode alla gioia le strofe di Schiller e inno alla gioia l'ondata sonora di Beethoven. La musica, in effetti, trascende il poema. Disegna volute esaltate, organizza dialoghi tra i quattro solisti e il coro che fa loro eco. Poi, di colpo, sgorgata da un silenzio assordante, diventa una marcia rutilante, come una marcia militare, inesorabile, eroica. La gioia conquista il mondo. A seguito degli archi, febbrili, risuona l'inno cantato dal coro sull'orchestra scatenata. Inatteso, ecco un rallentamento. Coro e solisti estasiati soccombono a una commozione quasi religiosa su un testo che evoca il Dio creatore. Lì Beethoven gioca la sua partita decisiva. Se concludesse su quell'elevato languore,
su quella musica pronta a sposare il silenzio divino, forse raggiungerebbe gli orizzonti mistici frequentati da Bach o Mozart. Invece continua. Malgrado abbia lasciato a Dio la prima parola, non gli affida l'ultima, che ricomincia a moltiplicarsi, a brulicare, a zampillare, a strombazzare, fino a diventare una gioia selvaggia che tende alla trance. Una danza dionisiaca, un'esplosione finale, un'orgia cosmica. Che fare se non urlare e applaudire appena concluso l'ultimo accordo? Contagiato dal giubilo, conquistato dalla robusta linfa dispensata dalla sinfonia, il pubblico ha urgenza di ringraziare i musicisti. La nona ottiene necessariamente un trionfo. Da secoli le formazioni orchestrali e corali, professionisti o dilettanti che siano, eseguono quest'opera incandescente e ogni volta, a dispetto di stecche e approssimazioni, sotto la pioggia e le bombe, ma soprattutto sotto le bombe, il cuore degli uomini si ritrova purificato, rigenerato da quest'uragano di tonicità e ottimismo. Il lavoro più eccelso di Beethoven è anche il più accessibile. È una messa, la messa dell'umanità. Quella che accoglie chiunque indipendentemente da età, colore, classe sociale o religione. Quella che ci spinge a superare la sofferenza e avventurarci nell'allegria. Più che inno alla gioia, chiamerei quest'opera La redenzione attraverso la gioia, perché la musica di Beethoven ci regala una lezione. Le nostre vite sono drammatiche, tragiche, dolorose. Ma l'obiettivo del dramma non è il dramma. La tragedia deve essere accettata, il dolore superato. Liberiamoci. Non coltiviamo la tristezza, l'inevitabile tristezza per il solo fatto che la subiamo. Coltiviamo la gioia, che la contentezza trionfi. Beethoven ci conduce alla scuola dell'energia, ci spinge ad essere entusiasti nel senso greco della parola, cioè a lasciare scendere gli dèi in noi, a liberarci del negativo. Meglio il baccanale dell'Apocalisse. Sembra un Beethoven più pagano che cristiano. Tra la seduzione dell'abisso e il godimento del respiro, Beethoven ha scelto. Preferisce il fervore. Ed io, lassù, chino sul bordo di una nuvola, si dice che certo questa nona fa un bel fracasso, ma se gli uomini la capiscono, lui può rimanere ancora un po' in vacanza. Gli amanti si lasciano sempre per gli stessi motivi che li hanno uniti. Beethoven mi aveva sedotto con la sua positività e il suo stimolo passionale. Le stesse cose che rifuggivo abbandonandolo. A 20 anni ruppi con Beethoven perché credevo di aver ricevuto, capito e assimilato quello che mi dava. Ormai, quando prendeva la parola, gli suggerivo stancamente le frasi. Desiderai passare ad altro. I miei studi di filosofia mi precipitarono nell'universo dei concetti. Girai le spalle ai valori, alle inclinazioni, agli attaccamenti, al calore ardente della fucina a cui Beethoven mi aveva esposto. Addentrai nel laboratorio dell'intelletto, uno spazio freddo, clinico e sterilizzato, in cui contano solo le definizioni, le induzioni, le deduzioni, l'interrogarsi sui presupposti, le argomentazioni. Cedendo al pregiudizio dei filosofi per i quali, a torto, il pensiero esige l'allontanamento dagli affetti, mi trasformai in intellettuale puro. Da allora Beethoven mi apparve confuso, arruffone, emotivo, isterico. E non solo lui, visto che in quegli anni decisi di chiudere anche con Mozart, Schubert e Chopin. Mi interessavano solo i grammatici della musica, Schoenberg, Webern, Berg, Boulez, di cui mi accingevo a seguire le lezioni al Collège de France. Intellettuale di fresca data, decisi che ogni sentimento era uno stato febbrile. Secondo il giovane razionalista che ero, il cuore assorbiva l'irrazionale, perfino l'esperienza della bellezza. Si rivelava equivoca. Estrarre un senso dalle cose era compito della filosofia, esclusivamente della filosofia. Diventai un uomo del mio secolo. Se da piccoli, grazie alla casualità di incontri, che possono essere un libro trovato su uno scaffale o una signora Wotan Lock che spara a zero sulla mediocrità imperante, ci si può costruire una cultura selvaggia, originale, intempestiva. A 20 anni ci si fidanza con la propria epoca e appena entrate in un'università o in una scuola importante, la si sposa.
Ne abbracciai i valori, gli automatismi, i pregiudizi, i concetti a priori. Non c'è miglior piscina del conformismo per imparare a nuotare. Sguazzai nel sudore dei miei contemporanei, nella stessa temperatura e nelle ore di maggiore affluenza, o dovrei dire influenza. È destino degli uccelli canterini. Devono cominciare come pappagalli, prima di passare usignoli. Per imitazione adottai dunque il pessimismo imperante, in quel XX secolo che aveva inventato i totalitarismi, scatenato due sanguinose guerre mondiali, cumulato programmi di sterminio nazisti e gulag sovietici, nel quale su una terra guastata dall'industria erano state esplose bombe atomiche la cui proliferazione metteva in pericolo la vita stessa. Insomma, in quell'ambiente fumante che odorava di catastrofe, bisognava essere parecchio ingenui per credere, come i nostri antenati del Settecento e dell'Ottocento, nel progresso dell'umanità. L'ottimismo era morto nei campi di concentramento. Gli intellettuali ne erano stati testimoni scioccati, traumatizzati, disperati. Il pessimismo aveva imbevuto le loro opinioni, assumendo diverse colorature nelle società, certe volte quella del nichilismo, spesso quella del cinismo e più frequentemente quella dell'individualismo forsennato, cioè culto del piacere e del profitto. Ma una cosa era sparita, un sogno dell'uomo per l'uomo. Non solo l'individuo di oggi non vede nel domani altro che un'apocalisse, ma ritiene che l'apocalisse sia già cominciata. Quindi, l'inno alla gioia.